Ambiente e società a confronto sotto un'altra lente di ingrandimento. È questo il fil rouge che ci rimanda all'iniziativa denominata Novo Modo. Ambiente, società, economia e legalità. Tutto questo è Novo Modo, la tre giorni di incontri che approfondirà a 360 gradi questi temi e che si terrà a Firenze dal 23 al 25 ottobre. Un'occasione, anche in questo secondo appuntamento, per dialogare sui temi centrali del nostro tempo. Interrogarsi tutti insieme su quelle che sono alcune delle maggiori sfide. Il tema centrale di quest'anno sarà quello delle diseguaglianze e declinato, purtroppo lo vediamo oggi, possiamo parlare di reddito e ricchezza, ma possiamo parlare di diritti, possiamo parlare purtroppo la situazione dei migranti oggi in Europa. Quindi cercare di affrontare un tema da diverse sfaccettature, appunto, per inquadrarlo a 360 gradi. Seminari, workshop e incontri si alterneranno dunque all'interno di questo evento per dare per un diverso modello di sviluppo sulla buona politica, per vagliare nuovi modi di approcciarsi verso l'ambiente e cercare di superare i localismi e gli interessi personali. Credo che in un mondo nel quale la partecipazione è diventata squisitamente virtuale ci sia invece bisogno di riscoprire i luoghi fisici nei quali ci si confronta, si affrontano tematiche fondamentali per il nostro vivere quotidiano, ma anche per la prospettiva di questo paese, di questo universo, che deve certamente riscoprire modalità anche di vivere le disuguaglianze con la tendenza di volerle superare in via definitiva. Novo Modo è un modo per proporre in modo positivo, costruttivo, soluzioni possibili, praticabili, a partire dai territori, dalle comunità e con i tanti percorsi associativi che animano questa grande avventura che è Novo Modo.